Il suo nuovo direttore artistico l'ha definita come la più bella e sensuale persona con la R Motion in radio. Tess, come stai? Bene, bene, molto bene. Sei la novità di Radio DJ di quest'estate. Esatto. Cosa farai esattamente? Allora, sarò la fortunata spalla di Rudy Zerbi. Quindi... qui dietro poi, tra l'altro, non so se riusciamo a inquadrare, quasi qui dietro, perché sta facendo il bagno. Avrete il palco qua a Riccione. Sì, saremo all'acqua pannoia. All'acqua pannoia, esattamente. Esatto, la mattina dalle 9 alle 12. E sono molto molto emozionata perché il mondo della radio è tutto nuovo per me. Quindi sì, l'aeromotion sì, perché sono francese. Okay. Cosa facevi prima della radio? Un mondo nuovo? È un mondo totalmente nuovo. Io in realtà sono giornalista di base, sono francese, sono arrivata a Milano 8 anni fa, ho fatto una carriera di giornalista, poi ho creato una webserie che si chiama Insopportabilmente Donna. Okay. E quindi creo dei video. Un tema molto facile per le donne, insomma. Esatto, sono. Ci è voluto poco per recitarlo, era tutto naturale il video. No, infatti non recito affatto, sono proprio io nei video, infatti racconto il mondo delle donne con dei toni molto ironici, molto divertenti. Senti, per entrare a Radio DJ, come fate? Ha mandato un curriculum, hai conosciuto in un'altra occasione, una demo? È stato proprio grazie ai miei video, nel senso che il sito di Radio DJ mi è stato pubblicare a ricondividere i miei video e da lì si è creato una sorta di amicizia con Radio DJ, tanto che andavo spesso lì a bere il caffè con loro e tutto. E poi è nato il video, quello psicopatico delle donne, quella serie TV. No, quindi hanno condiviso spesso i miei video, si è creata un'amicizia e chiacchierando con Linus mi ha detto ma dai, inventiamoci qualcosa, e poi è arrivata l'occasione di Riccione. Ma tu hai diversi anni che stai in Italia, perché l'accento ho... Sono 8 anni. Quasi, No, dai, beh, perfetto, non ho l'accento francese proprio come tutti i francesi che parlano così, però tipo la doppia R... Ramarro? Ramaro. Ramaro. No, ma l'ho insegnato a sorridere quando devo dire una parola con le doppie R. O anche una parolaccia, dipende. Tipo, andiamo a bere una birra. Sono 8 anni che davanti allo specchio sono le birra. Prima o poi mi verrà. Allora, Tess, prima di salutarci, sfadiamo il mito che noi italiani odiamo i francesi. Non è vero, Tess. Baciatemi. È arrivata qua. Anche se nei mondiali del 2006, Italia-Francia, voi a casa. No, ma sai che proprio adesso che ci sono le europee, mi dicono, ma se gioca la Francia contro l'Italia, tu chi ti? Radio DJ. No, ma davvero non saprei chi ti fare. Un po' perché non me la porto così tanto. Due, perché ormai l'Italia proprio ce l'ho nel cuore. Grazie Tess, fai un saluto a tutti gli amici di radiospeaker.it. Quindi, speranzosi. Saluto a tutti gli amici di radiospeaker.it. Des gros bisous.